Il tema sul policlinico universitario continua a tenere banco di giorno in giorno. Sull'argomento abbiamo ascoltato il deputato Michele Mancuso. Il tema policlinico è un tema che ci accompagna, manca a farla apposta, in tutte le campagne elettorali. La cosa vera e le azioni concrete sono invece quelle che si sono svolte innanzitutto dentro il Parlamento siciliano, dove grazie a un emendamento stoppato e un altro emendamento proposto siamo riusciti a mettere un freno a questo tentativo che qualcuno chiama scippo. Io sinceramente dico che è un tentativo legittimo e loro tanto quanto il nostro. Questo per dire che cosa? Noi dobbiamo assolutamente lavorare affinché il Policlinico, oggi più che mai, avendo anche un assessore regionale alla salute che proviene da questo territorio e che quindi assieme a noi ha tutto l'interesse a tutelare e a tutelarci. Però è chiaro che bisogna fare squadra, bisogna trovare la giusta sinergia e perché no, aprire anche un dialogo con Enna, perché sennò diventerebbe una guerra dei poveri. Io lo dico perché la prima domanda che faccio a tutti quelli che oggi sposano la battaglia del policlinico è: ma sapete che cos'è un policlinico? Perché se si risponde realmente a sapete che cos'è un policlinico, ci rendiamo conto che nessuno di noi oggi è pronto. Noi abbiamo la patente perché abbiamo il DEA di secondo livello, gli altri hanno la macchina perché hanno l'università. Allora, fare squadra significa capire e tutelare l'interesse del territorio, fermo restando comunque che per me oggi la vera priorità si chiama ospedale, la vera priorità si chiama clinica, si chiama la possibilità di dare una risposta concreta alle esigenze delle persone. Abbiamo il privilegio di avere tra i migliori primari delle varie branche in un DEA di secondo livello che va assolutamente rivendicato e rilanciato.